Da storico cinema di Trastevere ad un palazzo con 20 monolocali di lusso, due parcheggi sotterranei ed una galleria d'arte privata. Il Cinema America occupato, stabile e abbandonato da oltre 10 anni e autogestito da 15 mesi, rischia la demolizione. Ma gli occupanti non si arrendono alla decisione della Progetto 1 SRL ed hanno infatti presentato, durante un'assemblea pubblica, il loro piano di restauro messo a punto dall'architetto Cristiana Mampaso. Soprattutto prevede la trasformazione in un cinema teatro, il che vuol dire che vorremmo aggiungere un piccolo palcoscenico per rappresentazioni teatrali, conferenze, anche, non so se sapete che ci sta già un'aula studio che funziona anche di giorno con il wifi gratuito, dove vengono, è l'unica aula studio praticamente abilitata con questi servizi a Trastevere. Vorremmo proporre anche tutto un spazio espositivo che comprende questa steca di servizio, riutilizzando le vetrine come spazi, ripristinando le vetrine come spazi espositivi. E poi il sogno che sarebbe riaprire questo tetto per far entrare la luce di nuovo dall'alto. Secondo noi questo spazio deve continuare a essere uno spazio di ricreazione e di socialità e non basta una galleria d'arte privata per sanare il problema, diciamo.